TG12 edizione pomeriggio, ben trovati, edizione che apriamo con la giornata internazionale contro l'omofobia, tante le iniziative di sensibilizzazione per promuovere una cultura che cancelli le discriminazioni basata sull'orientamento sessuale e l'identità di genere, una realtà che non dovrebbe esistere nella nostra società. Per questo il Movimento Omosessuale Sardo e il Cinema Cityplex Moderno hanno organizzato proiezioni di film e dibattiti dedicati ai più giovani. Vediamo il servizio. Si celebra oggi la giornata internazionale contro l'omofobia. Sono 160 i paesi nel mondo in cui oggi si organizzano iniziative per sensibilizzare sui temi relativi alla omobitransfobia. Temi purtroppo ancora troppo attuali. In molti paesi l'omosessualità è ancora motivo di persecuzione e nei casi più radicali anche di pena di morte. In altri la parola omosessualità non esiste e viene definita con parole come sodomia o contronatura. In Italia la situazione è oggi in corso di miglioramento. Negli ultimi decenni e soprattutto negli ultimi 15 anni l'Italia ha fatto passi importanti nella comprensione e integrazione del tema omosessualità. La recente legge Cirinnà sulle unioni civili ha dato un grande slancio a livello culturale e sociale, ma tante, ancora troppe, sono le situazioni di emarginazione e di aggressione nei confronti di persone omosessuali. Oggi, nella giornata internazionale contro l'omofobia, il Movimento Omosessuale Sardo e il Cinema Cityplex Moderno propongono un doppio appuntamento. Questa mattina la proiezione del film Chiamami col tuo nome del regista Luca Guadagnino, vincitore agli ultimi Academy Awards dell'Oscar per la miglior sceneggiatura non originale. Alla proiezione hanno partecipato alcuni alunni dell'Istituto Alberghiero di Sassari. Questa sera in anteprima cittadina di Happy Prince con l'attore Rupert Everett. Le iniziative proseguiranno anche nella giornata di domani all'Auditorium di Sassari con la compagnia nuorese I Barbari Ridicoli, che presenterà Is Coming Out, del figlio improdigo, che racconta una storia di coming out in famiglia, cioè della rivelazione della propria omosessualità ai genitori da parte di un figlio, andando a ispezionare i sentimenti che tale rivelazione mette in atto. Alla PS parteciperanno i ragazzi del liceo scientifico Spano. Ed ora la cronaca. Il nucleo di polizia giudiziaria del commissariato di Porto Cervo ha denunciato all'autorità giudiziaria due cittadini di origine campana che attraverso una pagina del social network Facebook avevano attirato le vittime con la pubblicità della vendita di capi di abbigliamento e accessori di marche di alta moda a prezzi molto scontati. Successivamente, dopo il primo contatto su Messenger e su WhatsApp, le vittime avevano ottenuto indicazioni per il pagamento della merce scelta, principalmente attraverso carte ricaricabili. Effettuato il pagamento, le vittime non avevano però ricevuto quanto richiesto. Altre quattro persone sono state denunciate per il reato di truffa, essendosi rese responsabili di reagire inerenti alle vendite fittizie di elettrodomestici, di noleggio imbarcazioni e locazione di appartamenti in Costa Smeralda, nonché per il reato di utilizzo indebito di carte di credito. Lasciamo la cronaca. Progetto Cambusa è un programma Interreg Italia-Francia marittimo con obiettivo centrale la creazione di una rete di aziende che potenzi i servizi portuali e la capacità di penetrazione delle aziende agroalimentari in nuovi mercati internazionali. Con un'app scaricabile sul telefono si potranno acquistare prodotti e prenotare il posto barca. Ce ne parla Marina Sanna. Progetto Cambusa, un programma Interreg Italia-Francia Marittimo 2014-2020 che sostiene l'integrazione tra la filiera del turismo nautico e quella delle produzioni agroalimentari di qualità. L'obiettivo centrale è la creazione di una rete di aziende che potenzia i servizi portuali e la capacità di penetrazione delle aziende agroalimentari in nuovi mercati internazionali. Con un'app scaricabile sul telefono si potranno acquistare i prodotti e prenotare il posto barca. Un'organizzazione logistica permetterà perfino di trovare in banchina quanto prenotato online. Previsti inoltre corner nei porti pilota con vetrine espositive. Da un'indagine è risultato che il bacino d'utenza di oltre 6 milioni di unità da diporto con 36 milioni di naviganti, in crescita soprattutto il numero dei velisti. Partner del progetto la Camera di Commercio di Sassari come capofila, Assonautica Provinciale del Nord Sardegna, l'Università degli Studi di Sassari, l'Assonautica di La Spezia, il Comune di Capo Olivieri, il Comune di Bonifacio e Friend Station Natic. Finalmente siamo riusciti a confezionare un progetto che c'è comunitario, che ci è stato finanziato. Ho coinvolto alcune realtà dell'area del Pio Marittimo, cioè della Toscana, Liguria, Corsica e la zona della Costa Azzurra e l'isola d'Elba. Oggi ci riuniamo per costituire la cabina di pilotaggio per far partire effettivamente questo progetto.
Il progetto Cambusa è un progetto di Assonatica, emanazione di Camera di Commercio Nord Sardegna. Non è soltanto un'offerta di un servizio che fornisce i prodotti migliori della nostra terra a bordo delle imbarcazioni che vengono qui a fare turismo nautico, ma è una vera e propria porta d'ingresso dal mare verso il cuore della nostra Sardegna. A Sassari torna l'erogazione dell'acqua regolarmente 24 ore su 24, Abano ha completato gli interventi di ingegnerizzazione che stanno consentendo di recuperare 60 litri al secondo che in precedenza venivano dispersi. Sulla condotta da 800 metri tra Monte Oro e il Ponte Rosello i lavori sono finiti in piena notte. Era l'ultimo dei 6 interventi programmati per ieri, la condotta interessata dall'intervento dista 5 km dall'impianto di sollevamento di Monte Oro che riceve l'acqua dal potabilizzatore di Truncureale, dove in tanto sono terminati i lavori al chiarifloculatore. Dal Ponte Rosello si diramano le condotte che alimentano Centro Storico, Monte Rosello Basso, Sacro Cuore, Latte Dolce, Santa Maria di Pisa e Pian d'Anna. Il riempimento della condotta si è concluso alle 3 di notte, poi l'acqua è stata distribuita nella rete cittadina. Cambiamo argomento, sarà l'insegna del dolce il nono weekend organizzato al Parco dell'Asinara nell'ambito delle iniziative per emozioni di primavera, prevista degustazione di miele e formaggi delle aziende della rete dei parchi. Sandra Sanna. Sarà un weekend dolce, il nono appuntamento di emozioni di primavera, sabato e domenica prossimo infatti a Casa Gioiosa andrà in scena una 2 giorni dedicata alla conoscenza e all'incontro tra le aziende certificate con il marchio di qualità ambientale della rete dei parchi. Si comincia il 19 maggio col marchio Day, in cui le imprese certificate dalla rete dei parchi e delle aree protette diventeranno protagoniste. Al mattino le aziende del Parco regionale di Porto Conte e del Parco nazionale dell'Asinara parteciperanno all'iniziativa nell'ottica di un ampliamento e potenziamento del sistema di relazioni all'interno della rete stessa. Nel pomeriggio alle 15 è previsto un seminario dedicato alle imprese interessate all'ottenimento del marchio di qualità. L'incontro è aperto al pubblico interessato. Domenica 20 maggio andrà in scena Emozioni del miele, dedicata ad uno dei prodotti sardi più apprezzati, ma il cui uso è ancora limitato quasi esclusivamente all'ambito dolciario. Prevista una serie di degustazioni gratuite guidate dagli esperti dell'agenzia Laore Sardegna. Una nutrita varietà di miele sarà proposto in abbinamento a formaggi e vini del territorio, insieme a un piatto innovativo. Tra le varie proposte nei 2 giorni, la possibilità di eseguire il battesimo della vela nella spiaggia di Mugoni o un'escursione in gommone da Alghero a Tramariglio. E ancora, si possono visitare i musei e gli allestimenti di Casa Gioiosa. Ed ora ci fermiamo un istante per un breve break pubblicitario. Torniamo tra pochissimo con la pagina sportiva. Restate con noi. Torniamo in studio con la pagina sportiva. Dopo l'exploit esterno ottenuto contro l'Olimpia Cagliari, l'Under 20 della Dinamo Basket aspetta la gara di ritorno con la giusta attenzione. In palio il titolo regionale. Sentiamo il servizio di Icori Bichesu. Domenica al Palazzere di Migni, con palla 2 alle ore 17, si gioca il return match di finale regionale Under 20 di basket. La Dinamo riceve l'Olimpia Cagliari e vanta un vantaggio di 13 punti. Abbiamo sentito due sicuri protagonisti della gara. Allora, come già detto, abbiamo disputato diverse finali in questi anni, ma è sempre la stessa emozione, giocarle, provo sempre le stesse cose. L'obiettivo principale per me è sempre dare una mano alla squadra per provare a vincere il più possibile, come ho già fatto all'andata, e proveremo a fare il ritorno. Proveremo appunto a difendere il vantaggio che abbiamo già acquisito e provare a mantenerlo e anche a incrementarlo se possibile. Allora, abbiamo sfidato una squadra molto forte dal punto di vista fisico e anche tecnico. Sappiamo che al ritorno gara 2 sarà una guerra per portarla a casa, però la parte positiva è che siamo a casa nostra al palazzetto. Abbiamo il vantaggio di 13 punti, però dobbiamo guardare il tabellone come se fosse 0-0 per partire più forti, più motivati e per portarla a casa.
Finisce qua questa edizione del nostro telegiornale, non ci sono aggiornamenti dell'ultima ora, io mi fermo qui, vi ricordo che potete rivedere questo TG sul nostro sito canale12.it e l'intera nostra programmazione dei vostri smartphone o tablet attraverso wifi tv.tv. Inoltre, se siete in possesso di un decoder Sky, ci trovate al canale 5012, potete seguirci anche sulle nostre pagine social Facebook, Instagram, YouTube e Twitter. L'appuntamento con la prossima edizione del telegiornale per le 19.45. Vi ricordo fin d'ora che dopo l'edizione serale ci sarà la nuova puntata di Polis, tutto quanto fa politica. Oggi al centro i vigili del fuoco, il loro lavoro, con ospite in studio il comandante del comando provinciale di Sassari, Mario Farbo. Quindi seguitelo perché sarà davvero interessante. Io vi ringrazio per averci scelto e vi auguro un buon proseguimento di pomeriggio. Arrivederci. Previsioni meteo di venerdì 18 maggio. Al nord poche nubi sparse al mattino, pomeriggio sera con frequente instabilità sui rilievi in locale e propagazione alle pianure adiacenti. Al centro in prevalenza soleggiato nella prima parte, pomeriggio instabile lungo la dorsale appenninica con piovaschi e locali temporali. Al sud qualche disturbo tra Sicilia e Calabria, poi al pomeriggio lungo la dorsale in prevalenza soleggiato altrove. Venti moderati settentrionali. Mari da mossi a molto mossi. Temperature stabili. San Pasquale Bailon. Nacque il giorno di Pentecoste del 1540 a Torre Hermosa in Spagna e morì nei pressi di Valencia il giorno di Pentecoste del 1592. Di famiglia molto povera, fin da bambino lavorò come pastore e più tardi come garzone di un ricco allevatore. Ammesso al convento di Santa Maria di Loreto dei Francescani Riformati Alcantarini, emise i voti religiosi il 2 febbraio 1564. Il letterato è tuttavia considerato il teologo dell'Eucarestia non solo per le dispute sostenute con i calvinisti, ma anche per i suoi scritti. I numerosi miracoli da lui operati in vita suscitarono presso la devozione in tutto il mondo cristiano. Patrono dei pastori e dei cuochi, è il protettore delle associazioni eucaristiche e dei congressi eucaristici internazionali.